Ciao a tutti, benvenuti nel terzo episodio di To The Moon. Nel video precedente abbiamo iniziato a viaggiare nei ricordi di Johnny, andando sempre più a ritroso per comprendere e scoprire quali sono state le motivazioni che lo abbiano spinto nel corso degli anni ad esprimere il desiderio di raggiungere la Luna. Abbiamo iniziato a scoprire il suo rapporto con River, la donna che amava, ma cosa nascondono questi ricordi? Vediamolo insieme. Tornando ancora più dietro. Quindi siete serie? Eh sì, i lavori inizieranno entro qualche mese. La quota è piuttosto onerosa. Abbiamo dovuto chiedere una rateizzazione, ma con un opportuno finanziamento ce la faremo. È poetico. Costruirete la vostra casa dei sogni, come se non bastasse proprio lì. Non è in quel posto che fu celebrato il vostro matrimonio tanti anni fa. Non è l'unico motivo. Oh, quindi hanno celebrato il matrimonio lì, accanto al faro, sulla scogliera. Abbiamo un rapporto molto speciale con quel luogo. Oh, che bello avere qualcosa di piacevole da raccontarsi una volta tanto. Un brindisi di congratulazioni. Cin cin. Oh, c'è il barattolo di olive anche lì, ma sono fuori a cena. Devo sgranchirmi un po' le gambe, torno subito. Anche io. No, le due donne. Ah, bello mio. Era da parecchio che non ci si vedeva. Strano, vero? Chi l'avrebbe mai pensato che qualche chilometro di distanza sarebbe diventato un tale peso? Quella River. Taciturna come sempre, eh? Non direi, sinceramente. La casa è piuttosto loquace. Stessa cosa con Isabel. Forse non sei ancora abituata del tutto alla tua presenza. Ah, quindi sarei il lupo cattivo della situazione. Perché hai cambiato la musica? Oh, a proposito, l'hai menzionato quella cosa, in riferimento a qualche anno fa? Gliene ho parlato. E come l'ha presa? Bene, almeno a grandi linee. Ma ho un brutto presentimento. Succede? Dopo la nostra discussione ho iniziato a realizzare questi strani conigli di carta. Degli origami? Sì, tanti. Ah, io li facevo per mia figlia a suo tempo. Cos'è che dovrebbe preoccuparti? Non credo sia la stessa cosa. Lei fa sempre lo stesso coniglio, ne fa dozzine, tutti i giorni. Sono così tanti che non sappiamo neppure dove ficcarli ormai. Isabel diceva che era un tratto comune di chi si trova nella condizione di River, no? Che condizione? Sì, ma stavolta è qualcosa di strano. Quando le chiedo di dirmi altro, non mi risponde. Se ne sta lì, con lo sguardo perso nel vuoto, come se si aspettasse qualcosa da me. La cosa più strana è che parte di me sente che c'è qualcosa che dovrei fare per lei. Hai già chiesto a Isabella di darti una mano? Lei sostiene di aver fatto due chiacchiere con lei, ma senza cavare un ragno dal buco. Bah, non mi piace ficcare il naso negli affari altrui, ma mi permetto di darti un consiglio. Ti conosco dalle medie e sei celebre per essere uno che rimugina troppe sulle cose. Forse ci vedi più di quanto ci sia in realtà, secondo me non c'è niente di cui preoccuparsi. Beh, oddio, quello che hai descritto è veramente strano. Di solito quando qualcuno lo afferma, alla fine si scopre sempre che qualcosa di cui preoccuparsi c'era. Ma ti concederò il beneficio del dubbio, è probabile che tu abbia ragione. Probabile? Io ho sempre ragione, John. Un attimo. Perciò nemmeno lui ha idea del motivo dietro la presenza di tutti quei conigli. Beh, in effetti, se nemmeno lui ha idea di quale sia il motivo di questi conigli, come possiamo trovarlo noi, visto che River è deceduta? Lascia stare questi conigli del piffero, abbiamo ben altri problemi. Il ricordo si è isolato, inoltre non vedo oggetti che possano aiutarci a compiere un salto temporale.
Tranquilla, possiamo sicuramente farci aiutare da lui. Come? Lascia fare a me, mi basterà fare una capatina al bar. Ah, quindi ora si rende visibile? Oh, forse no. Salve, cosa le servo? Buondì, posso avere un barattolo di olive sott'aceto, per favore? Certo, contanti o carta di credito? Assegno. Sono spiacente, purtroppo non accettiamo assegni. Oh, mettilo sul mio conto allora. Scusi, ma lei i soldi ce li ha o no? No, in compenso ti si è appena guadagnato un reset. Salve, cosa le servo? Buondì, posso avere un barattolo di olive sott'aceto, per favore? Certo, contanti o carta di credito? Segnalo sul conto per ora. Oggi voglio assolutamente rovinarmi. Oh, certo, signore. Ecco le sue olive sott'aceto. Fantastico, fantastico. Grazie, amico. Più tardi avrai la lauto-mancia che meriti. La ringrazio, signore. Sei un vile, Neil. Oh, e lascia correre per una volta. Ok. Quindi suppongo che ora vado da Johnny. Là, mi dica, è forse un barattolo di olive sott'aceto quello che ha con lei? Non si sbaglia, anche lei è un debole per questo nettare? Puoi dirlo forte, anzi, mi ho appena comprato qualcuno per conto mio. Posso unirmi a voi? Ma certo, perché non si siede? Potremmo finire un barattolino o due insieme. Oh, è già che ideona! Eva, disattiva la simulazione del gusto, subito! Povero, a lui fanno schifo. Oh, Neil, non penso proprio di averne voglia. Giuro che te la farò pagare. E fu così che infine riuscimmo a comprare il nostro primo tostapane. Ah, bleh. Tutto ok? Povero. Sì, è solo che quando mangio le olive preferisco gustarle lentamente. Così delicate, vero? Pensi, non riesco proprio a spiegarmi come taluni le trovino disgustose. Non c'è fretta ad ogni modo, abbiamo ancora due interi barattoli. Ottimo, quindi stiamo guadagnando gli elementi, grazie a Neil. Si sta sacrificando per noi. Così io dico, ehi, non si fa! E loro mi danno ragione. Ma in tutto ciò le donne non sono più tornate. E sa qual è altro dei più grandi problemi della nostra società? Ok, abbiamo tutti gli elementi. Sì, ce l'ho qui con me, perché? Posso vederla? Prego. Sì, ecco. E stop, buona la prima. Finalmente, oh mio Dio! Piaciute le olive, Neil? Silenzio. Bene, cosa abbiamo qui? Fermo, non osare neppure. Sta tranquilla, accidenti. Vedi? Come da manuale. Hulk spacca! Neil, dico davvero. Sto cercando di comportarmi in maniera professionale e gradirei che non mi rompessi le uova nel paniere. Non si può fare una frittata senza rompere le uova. Ok, prepariamo il ricordo. Non ho capito cos'è in realtà questo documento. Ma lo scopriremo. Attiviamo il ricordo. Oh, sono molto più giovani qui. Il contratto di vendita del faro. Perché l'hanno abbandonata? Perché non hanno più bisogno di lei, suppongo.
Non hanno più bisogno di lei? Le navi? Voglio dire, oggi tutti quanti hanno il GPS o roba simile. Ti dirò, River. Questo luogo significa molto anche per me. Così ho iniziato a riflettere. Al momento la nostra situazione economica sembra stabile. Entro qualche anno, forse, potremmo aver risparmiato abbastanza per costruire una casa su questo picco. Ci sarebbe da rimboccare? Potremmo vederla dalla finestra. Al mattino, di sera, le saremo sempre vicini. E poi potremmo arrivare qui a piedi. Non la lasceremo mai più sola, John. Potrò vegliare su di lei tutti i giorni. Ma certo. Ma... buon per loro. Vorrei scherzare. Hai già visto il seguito, no? È come assistere impotente a un disastro ferroviario pronto a consumarsi. Dio mio, è vero. Noi stiamo assistendo. Noi già sappiamo come andrà a finire. E già sappiamo che finirà in qualche modo male. È triste. Il finale non è mai più importante del percorso a cui è legato. Ciò che importa davvero è che qui, in questo momento, sono stati felici. Roslyn ha ragione. Andiamo. Forse ci sono elementi qui. No. Ferma tutto. Ho capito male io o stanno veramente chiamando il faro per nome? No, direi che hai capito bene. Quindi questa River ha rifiutato un trattamento medico per salvare un faro? Quindi Anya, il faro. Non lo trovi un filino estremo? Ho visto cose più strane nell'ambito del mio lavoro. Idem con patate, però non ce la faccio. Non ci riguarda comunque. Il nostro cliente non è lei. Quindi Anya è il faro. C'è un coniglio. Ed è il ricordo. River? Un origami giallo a forma di coniglio. Oh signore, non di nuovo. Un vecchio pianoforte a mezza coda. Con quale maleficio l'hanno trascinato su per le scale? Chissà, però scommetto che sarebbe un gioco da ragazzi per il TARDIS. Ho seri dubbi al riguardo, non passerebbe neanche per la porta. Giusta osservazione. L'abbiamo dimostrato, spostare pianoforti è una bella gatta da pelare a prescindere. Impiegherebbe un intero episodio per metterlo dentro. Sai che un episodio simile non mi dispiacerebbe? Nemmeno a me, anzi, sarebbe epico. Ok, stavano parlando di Dottor Wu. Sei andata a tagliarti i capelli a quest'ora del mattino? E cosa stai
stai facendo con tutta quella carta? Lei non risponde. Ah, conigli. Hai visto quello che ti ho lasciato in camera? Sì, l'ho visto. Dimmi qualcosa di più su quel coniglio. Perché lei insiste nel voler sapere qualcosa di questi conigli? Descrivimi il coniglio. Era giallo. Poi? Era paffutello. Poi? Ecco, è solo un coniglio di carta. Non saprei cos'altro aggiungere alla descrizione. Ti stai comportando in modo molto strano, River. Qualcosa non va. River? Lei è assente. Come? Ha ragione. Aveva ragione quando parlava con Nicholas. Come se si aspettasse qualcosa da lui. Qualcosa che lui non le sta dando, in qualche modo. Non so te, ma io sto avendo un déjà vu alla rovescia. Pur trovando intuibile la natura del suo disturbo, l'attuale comportamento resta singolare, in effetti. Credi che sia una... Tu cosa credi? Forse sì, forse no. Come dicevi tu, comunque, non è lei la nostra cliente. Diamoci da fare con quello per cui ci pagano. Autismo? Tutto è iniziato qui, eh? Lunghe ciocche di capelli color ambra. Teoricamente la casa non dovrebbe esserci ora. Infatti mi sa che questo è il luogo dove poi... Qui dove sorgerà la casa, no? Questa casa non sa da fare. Parliamoci chiaro, cos'è questa attrazione morbosa per tutto ciò che in alto e grida pericolo? Quindi ci stiamo dirigendo al faro. No, c'è lo zaino. È per questo motivo che mi approcciassi al liceo? Già. E adesso cosa siamo noi due? Credo che ciò di cui ti ho fatto menzione sia comunque una parte di noi. Seriamente, è accaduto tanto tempo fa. Io non credo abbia importanza dopo tanti anni, non più. Izzy mi ha invitato a confessartelo, però. Non avrei dovuto imprimere un simile marchio sul nostro primo incontro, lo so. Cos'è successo al loro primo incontro? Cos'è? Cos'è quella? Una pallina da... Riusciresti a lanciarla fino ad Ania? Non so, vuoi che provi? Ci riusciresti? River! Sei impazzita, allontanati da lì!
Questo ricordo sembrerebbe non troppo distante dall'ultimo. Avete qualche collegamento? Ritengo probabile che siano collegati, sì. Io vorrei interagire con... Ok. Com'è che ha tagliato i capelli? Che stavano meglio lunghi. Ci sono un sacco di dettagli. Ognuno è un caso a sé stante, John. Condividiamo una sindrome, è vero, ma ciò non significa che pensiamo e ragioniamo allo stesso modo. Dovrei avere una qualche idea su come aiutarla. All'inizio non sembrava così grave, ma ora non fa altro che starsene imbambolata tutto il giorno. Anche quando siamo nella stessa stanza, è come se fosse così lontana. Sta iniziando a diventare estenuante. E io ho esaurito le idee su come gestire questa situazione. Non so se valga per lei, ma il più grande desiderio di molti è mantenere i propri legami e crearne di nuovi. Malgrado ciò, riuscire a esprimerlo verbalmente non è cosa da tutti. Ha solo difficoltà a dire ciò che vorrebbe. Magari non è detto che non provi più nulla. Pur sempre lì con te, dico bene. A volte bisogna soltanto sperare e credere che la persona al nostro fianco tenga ancora a noi. Non è affatto facile, non ogni santissimo giorno, lo so. Mi chiedo, com'è che tu sembri così normale, Izzy? Cioè, non vi trovate nella stessa situazione? Quindi a quanto pare Isabel e River condividono la stessa sindrome. Non sono entrati nel dettaglio, per cui non sappiamo di cosa si tratti in realtà. Però c'è di più. Probabilmente River sente il bisogno di sentirlo più vicino, più presente in qualche modo. Tanto per cominciare, la mia diagnosi è arrivata quando ero molto piccola. Non senza difficoltà, è possibile praticare una graduale ritualizzazione dei propri comportamenti sociali. Sai cosa ti dico però? Invidio e compatisco River. Prendi me, non sono diversa da un'attrice perché appunto recito da tutta la vita. Non solo quando vado in scena, ma anche dietro le quinte, ogni istante. Se sono brava è solo perché non mi hanno mai lasciato alternative. Wow, che cosa triste. È l'unico metodo che conosco per essere normale. River non l'ha mai fatto. Non si è unita alla massa, ha rigettato qualunque nozione potesse mitigare gli effetti della sua sintomatologia. Ci sono giorni in cui io non ce la faccio più a fingere. Immediatamente, tuttavia, capisco che è troppo tardi. La Isabel che tutti conoscono è un artefatto, mentre l'estranea è il mio vero io. No, credo che in fin dei conti la mia sia solo invidia. Come dicevo, i dialoghi sono veramente profondi e non sono scritti a caso, cioè credo ci sia una preparazione sotto. Sai che nemmeno io avevo mai incontrato una donna con quella condizione? Tecnicamente, dunque, non l'ha incontrata nemmeno adesso. Questi loro discorsi non sono affari nostri, come spostiamoci. Ok. Siamo in una sorta di libreria. Il mondo apparirebbe meno complicato ai nostri occhi se solo la nostra memoria potesse contenere più volti. Roba nuova? No. Cosa rileggi quindi?
I vestiti nuovi dell'imperatore. Ah, anche questo è il libro ricorrente. Il libro più importante della mia infanzia. È ancora il tuo preferito, eh? Certo. Seppur per motivi diversi. Quando ero piccolo, io andavo matto per il libro degli Animorph. Lo so, tua madre te ne ha regalato uno per il matrimonio. Già, pensa un po'. È il regalo di matrimonio più bizzarro della storia. Immagino stravedessi davvero per quella serie da ragazzino. Perché non li hai mai riletti? Li ho visti. Li hai lasciati a prendere polvere in garage. Immagino siano una fase superata ormai. Dai, sono libri per bambini. Che male c'è a leggere libri per bambini? Sono confortanti. Già, può darsi. Credo che acquisterò questo. Non sei intelligente né carino. Passalo con un altro, il tuo San Valentino. Ehi, River, questo non è tanto sdolcinato. River? E quello di David? È il mio personaggio preferito. Non lo so. Di cosa si chiacchiera? Animorph. Mai letti? No. Sì? Davvero? Li giochiati. Ehi, ehi. Sai cosa si trasforma in David allora? Cosa? Non ho idea. Non lo so. Un lupo? Un lupo. Ma sei sicuro? A me non sembra. Tranquillo, vado a chiedere e poi ti dico. Ho mentito spudoratamente. Tobias, aquila. Rachel, grizzly. Jake, tigre. Marco, gorilla. David, cobra. Cassie, lupo. Perché? Ah, un lupo c'era. Abbiamo semplicemente sbagliato persona, quindi David è cobra. Ti bastava cercare su Google. Ha ragione, ha ragione. Ok, quindi in un cobra. Cobra. Ah sì, un cobra. Se solo non avessero cambiato le copertine, quelle vecchie sì che erano forti. Prepariamo il ricordo. Ok. Attiviamo il ricordo degli Animorph. Il terzo episodio di To The Moon finisce qui. Grazie mille a tutti per aver seguito il video fino alla fine, spero vi sia piaciuto. Non perdete le prossime puntate. Ciao a tutti!